Seconda parte di Nero su Bianco, dopo aver parlato del centro, andiamo in un luogo tra i più belli di Arezzo dal punto di vista dei parchi. Per molti è il parco più bello di Arezzo, è il Pionta. Abbiamo detto nei giorni scorsi, diciamo, è rinato, tra virgolette, un po' perché lì si concentrano alcuni degli impegni dell'amministrazione Ghinelli, e tra l'altro è iniziato un cantiere a fine marzo, ad esempio, per una nuova pista ciclabile. C'è un percorso per i vialetti, la loro riqualificazione è molto alta, tra cui la videosorveglianza, un parco purtroppo tristemente noto nelle cronache degli ultimi anni per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti, un parco che si spera, anche grazie a eventi come la Parco Corsa che abbiamo trasmesso in diretta, che possa essere restituito davvero a tutti i cittadini. Oltre al sindaco Ghinelli che è rimasto con noi, saluto Fabio Sinatti, Unione Polisportiva Policiano, e Antonio Martini dell'Associazione Piede Libero, che Buonasera. proprio al Pionta organizza dei bei momenti di cui tra poco parleremo. Sindaco, allora, la Parco Corsa è stata la dimostrazione che, al di là di quella che sarà la riqualificazione anche estetica del parco, portandoci eventi di questo tipo, davvero oltre agli atleti, ma gli aretini si riappropriano di questa meraviglia Sì, naturale. la conoscono perché probabilmente qualcuno non c'è nemmeno mai stato, quindi conoscono un parco urbano di grande, grande bellezza. Parco urbano che voglio ricordare ha questa particolarità, è in parte proprietà del Comune di Arezzo, in parte della provincia, in parte della ASL e in parte dell'Università. Tutto questo coacervo di proprietà ha portato nel passato la difficoltà a gestirlo. C'è poi stato un protocollo d'intesa, mi sembra del 2014, in cui questi enti si sono messi d'accordo sul finanziare delle iniziative per riqualificarlo, iniziative che sono iniziate, l'ente capofila è il Comune di Arezzo. E si sta andando avanti per quella strada, giustamente veniva citata la nuova pista ciclabile, la nuova illuminazione, la sistemazione del verde, ma se non ci si porta la vita non si è fatto niente. Allora, il ringraziamento alle associazioni come quella di chi mi siede qui accanto che ha organizzato la Parco Corsa e quindi una corsa dentro il parco che parte, arriva nel parco che ha fatto conoscere questa realtà urbana a molti cittadini. L'abbiamo vista piena di gente, di allegria, di ragazzini, non soltanto la corsa, c'era lo zumba, c'era chi viaggiava col cane, chi faceva le passeggiate semplicemente per godersi un po' di aria solatia di domenica mattina, di lunedì mattina, perché era lunedì dell'angelo. Ecco, l'importante ora è che non ce ne scordiamo, cioè il parco esiste, c'è, più lo viviamo e più sarà vissuto anche in futuro. Ecco, qui sono delle bellissime immagini, prese sempre dal drone, che ci fanno vedere questi corridori che si svolgono dentro il parco la loro corsa. Devo dire che uno dei temi più importanti che deve ancora essere affrontato perché ha un costo rilevantissimo, ma secondo me ci dobbiamo puntare. Io ho qualche rigidità interna alla Giunta perché è una provvista di risorsa economica ingente, e cioè quello di completare la recinzione. Una volta che la recinzione è completata, gli accessi possono essere controllati. Allora una buona parte dei traffici illeciti che si svolgono lì dentro possono essere fortemente limitati. Su questo ho il pieno appoggio, anche addirittura la richiesta di Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha chiesto, ovviamente non ci impone di mettere la recinzione, ci ha chiesto con il garbo che usa Per favore. nei prefetti, no, valutate se è il caso di. E quando un prefetto dice valutate se è il caso di, vuol dire Mettetelo. esatto. E quindi Ecco, noi cercheremo di farlo. diciamo, dopo parleremo ovviamente di come lunedì è stata davvero una bellissima giornata. Diciamo, tra le cose, non so con questo protocollo dal punto di vista concreto cosa porterà, perché ci sono tutti quegli edifici, alcuni peraltro che sono praticamente in condizioni anche decadenti, stanno alcuni crollando, che in passato sono stati al centro appunto di presenze ai margini e che lì, soprattutto sotto il campus, danno un'idea, ma anche la villa che c'è proprio all'interno, no? Che lì ci dicono, Sì, lì sentiremo è dopo, necessaria una che cosa si riqualificazione degli può immobili, fare, chi la deve dargli una fare? destinazione, beh, i proprietari. Ma la faranno? Io mi auguro proprio di sì, credo che l'ASL abbia già cominciato a fare dei lavori su Villa Chianini, che è di loro proprietà, che la vediamo adesso, per diciamo, renderla fruibile, ora non so per quale funzione, però l'importante è tenerci la gente. È la teoria di Rudolf Giuliani delle finestre rotte. Se tu togli le finestre rotte, le sostituisci con quelle buone e cominci a farci andare la gente, il degrado, la malavite sparisce. È un po' come i topi, no? I topi Diciamo stanno nel che buio e le non esplodono. vaccinazioni c'erano su quelle,
pianto lì, mi sembrava... Ora non so che destinazione gli danno, ma so che hanno cominciato a lavorarci, quindi vuol dire che anche loro si sono resi conto che possono svolgere un servizio in un posto molto bello, che può dare un risultato anche in termini di correttezza di fruizione. Eh sì, perché poi quel dialetto che è via Montessori, se non sbaglio, sì, si parlava di toponomastica, appunto, di nuove vie, lì c'è quel dialetto che c'è tutte queste ex ruderi praticamente, che sono anche pericolose. Poi ci sono gli scavi archeologici. Gli scavi archeologici da cui ci si attendono, insomma, importanti risultati. Io mi ricordo appunto che quando abbiamo iniziato questo discorso eravamo in pochi veramente, no? Perché ci siamo trovati io, Faltoni e Sinatti e abbiamo, diciamo... poi contattato il vice sindaco Camurrini e poi chiaramente tutta la giunta si è impegnata, quindi ecco, io credo che con la buona volontà, come abbiamo visto, e con la voglia di fare, credo che si possono risolvere tante cose. Probabilmente molti non ci avrebbero dato, come si dice, una lira perché alla riuscita di queste manifestazioni. Invece abbiamo visto che lì c'era di tutto, insomma, ecco, quindi abbiamo visto che gente con le carrozzine, cioè, e quindi ecco, questa è la frequenza che deve avere questo parco, perché ci sono dei luoghi bellissimi, ci sono delle strade che io conoscevo, ma che conoscevo, diciamo, non con questa volontà di conoscerla meglio come ho avuto in questi giorni. Quindi ecco, io credo che basta metterci le buone volontà, trovarsi ogni tanto e avere un po' di collegamenti fra di noi, e quindi credo che dice tante volte con la buona volontà si sfondano i muri, e quindi ecco, spero che ce ne siano altre iniziative e ne metteremo in piedi altre e tante altre. Fabio, come organizzatori, insomma, siete stati soddisfatti, no? No, io sapevo già che c'erano delle difficoltà da un punto di vista, diciamo, anche organizzativo, visto anche i lavori che erano già in atto, e quindi abbiamo dovuto creare una viabilità anche per i concorrenti un po' particolare, e sapevo che saremmo incontrati, diciamo, avremmo avuto degli incontri un po' difficoltosi perché si restringevano, diciamo, i vialetti, però era giusto far vedere il parco nella sua completezza, quindi questo era il dovere che noi dovevamo fare e l'abbiamo assunto, anche se poi ci sono state alcune difficoltà, però effettivamente per me il parco è qualcosa di fantastico, l'ho sempre sostenuto anche in fasi, diciamo, precedenti, pertanto poterci realizzare delle iniziative e poterle poi proseguire, queste iniziative, è fondamentale proprio per il rispetto del parco, ma anche perché il parco deve avere questa vita. E la vita che ha il Parco del Pronta, per me non ci sono altri parchi quasi in zona, perché effettivamente ha delle caratteristiche morfologiche particolari, perché lì c'è la salita, c'è la discesa, c'è l'ombra, c'è il sole, c'è di tutto. Vedendo da queste immagini dall'alto, per me sono immagini fantastiche, queste dimostra che Arezzo, proprio nel centro del cuore della città, abbiamo un parco fondamentale con delle caratteristiche strutturali particolari, eccezionali. Grazie a Drone Arezzo, qui sì, abbiamo il nostro Davide Mariottini che appunto ci ha regalato queste bellissime immagini. Questo molti cittadini aretini, se lo vedono, forse rimangono anche stupiti, stupiti, perché c'è una potenzialità all'interno della città che molti, come diceva giustamente il sindaco, ancora molti non sapevano. L'occasione della Parco Corsa forse ha permesso a qualcuno di conoscere, di apprezzarle, forse di suggerire anche ai vicini di poterci andare. Mi viene in mente una cosa adesso, che giustamente ricordava Sinatti, ci sono i vialetti, ci sono le zone d'ombra, di luce, ci sono tanti prati. Allora, lanciamo quest'idea, mi è venuta in mente adesso, tutte le palestre aretine, ora troviamo il modo di coinvolgerle, di fare un pomeriggio o una mattina, vediamo, un pomeriggio alla settimana, attività fisica all'aperto al Pionta. Sarebbe il massimo. Il corpo libero, si è fatto tutto il corpo libero, tutte certo, le palestre certo, lo fanno certo, all'interno delle loro sedi. Allora, vediamo di trovare il modo di coinvolgerle, e lancio questa idea anche al nostro assessore allo sport, Pionta Fitness. Beh. E per l'inverno io pensavo alle scuole di danza, che ce ne sono ormai tante, anche. Quindi ecco, vedere di trovare qualche luogo dove poterle fare esercitare, quindi per avere, diciamo, completato tutto l'anno. Allora, l'associazione Piede Libero, che cosa fa il Pionta e che, come dire, che opinione ne avete, diciamo, della quotidianità di questo parco? Dunque, noi come associazione a Piede Libero al Pionta ci organizziamo tutta una serie di eventi, di camminate sia diurne che notturne, distanziate
di 15 giorni l'una dall'altra. Io una cosa volevo aggiungere a quello che è stato detto finora sul parco, che effettivamente da Retino il Parco del Pionte è un po' visto con certo timore, no? Io ero uno di quelli che la pensava come penso la maggioranza della Retini, per l'appunto, però mi sono reso conto con queste iniziative che c'è stato, con questi interventi che ha fatto adesso il Comune, con tutte queste iniziative, che veramente è un parco che non ha nulla a invidiare anche agli altri parchi aretini, sia in termini di pulizia e di sicurezza, perché purtroppo ancora c'è questa mentalità un po' che andare a fare attività al Pionte è pericoloso. Noi abbiamo fatto la prima notturna martedì 18 con un tempo, fra l'altro, che non ci ha aiutato per niente, però siamo rimasti tutti, che le persone che erano con noi, stupiti dal fatto che è un parco pulito, sicuro, magari qualche illuminazione in più non farebbe male, quello sì, però insomma quello è un po' un problema anche degli altri parchi aretini, compreso il Prato, insomma. Ecco, quindi noi facciamo al Pionte queste iniziative. Come si svolgono queste camminate notturne? Allora, intanto sono iniziative camminate aperte a tutti, a un passo sostenibile, quindi adatte a tutti, sia a grandi che a piccoli. Non sono camminate competitive, quindi si parte insomma da un percorso. Si possono portare anche gli animali? Sono aperte soprattutto anche all'Amici a quattro zampe, quindi chi ha i cani può partecipare senza problemi. E un'altra cosa che è importante, il fatto, oltre che camminare, chiaramente i benefici per la salute non sto a dirle adesso perché insomma sono infiniti, però mi interessava evidenziare anche il lato sociale di queste iniziative, perché comunque venire in gruppo a camminare è un modo come un altro per socializzare, per stare insieme, non deve essere visto solo come uno sport, ma anche dal lato sociale, perché c'è tanta gente che, sia giovani che anche meno giovani, comunque hanno bisogno dell'aggregazione, di stare in compagnia, fare due passi in compagnia, oltre che, ripeto, anche dall'aspetto fisico, sportivo di per sé, insomma, che è importante. Davide, lo sport può essere quindi insomma uno degli aspetti intanto fondamentali. Direi, ricordiamoci che quel parco ha la sede un'università, quindi non è una sede distaccata dall'Università di Siena, ma comunque c'è onore a Arezzo ad avere questa facoltà. E quindi già di per sé la presenza di circa 3.000 matricole, sono tutti giovani che gravitano sul parco, perché l'università è dentro il parco, già questo è un grande risultato. E sì, anch'io credo che la gente deve smettere di associare il Pionte al degrado. Oggi, oltre che essere stato pulito, comunque non è che lì chissà cosa ci sia. Io è tanto che ci vado a fare gli allenamenti, non ho mai corso nessun pericolo, credo che nessuno corre pericoli andare lì, né ora poi non ci sono assolutamente pericoli. Quello è un posto dove si può fare sport, ma non solo, ripeto, c'è l'università, quindi si fa anche cultura lì, c'è la biblioteca, chi vuole andare anche a leggersi un libro, a prendere un libro, ci può andare, perché non è che vengono dati, che è chiusa, quindi già anche questo è un altro aspetto. Ci vengono fatte tante iniziative anche dall'università, ora noi con lo sport, specialmente nel periodo estivo, stiamo cercando, quindi noi con l'Atletica Aretina metteremo in piedi questi corsi di avviamento alla corsa e faremo proprio vedere come si può utilizzare per farci allenamenti propedeutici all'attività di corsa sia agonistica che amatoriale. E faremo vedere, quindi speriamo che la gente venga, e come vivere quell'ambiente. Io credo che un altro grosso problema, e anche questo però è qualcosa da assolutamente da sfatare, è il fatto che lì ancora c'è la sede di quello che rimane dell'evoluzione, diciamo, del vecchio manicomio. E questo in qualcuno, secondo me, ingenera ancora quest'idea che lì ci possa essere, tra virgolette, i cosiddetti matti.
Ecco, io anche non ci qui sono più. Ma non sono fuori. Ma no, ci sono fuori, sono tra cioè, di noi. Ci sono delle tutti. Allora, lì c'è una struttura che ancora dà ospitalità diurna, non so come funzioni, a persone che hanno avuto, hanno dei problemi di carattere psichico, ma si è capito oggi che le problematiche di carattere psichico non sono purtroppo anche presenti, ma sono nella vita quotidiana di tutti noi, quindi non sono più da internare, questo per fortuna si è superata questa idea, e quindi ribadisco, quel posto che è bellissimo, bisogna fra tutti insieme, qui anche i media dovrebbero smettere, come invece hanno fatto anche di recente, di continuare a additare quel posto, chissà che cosa ci sia. Quindi ribadisco, nessuno, né bambini, né adulti, né anziani, corrono alcun rischio ad andare nel pomeriggio nel parco del Pionta anche a riposarsi, a prendere un po' d'aria, perché oggi poi, e con tutte le iniziative che ci verranno fatte ancora meno, è un posto sicuro come lo è tutto il resto della città, insomma non credo ci sia nessuna differenza con altri posti della città. Allora, a proposito di chi lo vive, durante la diretta che abbiamo fatto proprio lunedì, mentre attendevamo il ritorno degli atleti, ci siamo imbattuti in questi due simpatici frequentatori del centro di aggregazione, in cui uno diceva che la situazione era benissimo e l'altro diceva l'esatto contrario. Sentiamo un attimo. Come lo vedete questo parco? È abbastanza bello, solo che... Quali sono i problemi? Lo sarà, sì, è inutile dirne. Ma come si potrebbero risolvere? Di non l'ha fatti venire, sono venuti e purtroppo... Controlli. Ma non ci sono i controlli? Di che? No. Ci sono. La polizia passa. La polizia, le guardie, passano. Passano di tutti. Il problema sono anche tutti questi edifici abbandonati dove magari trovano... ce n'è uno solo, quello, la Villa Chianina. Ma questa dove si deve rifugiare? Fate un giretto intorno. Pure no, ma adesso il comune sembra che ci sia messo d'impegno, ci credete o no? No. No. Come no? Questo è bugiardo. Il suo pensiero. No. Perché no? Ma non c'è né polizia, non c'è controllo di niente. No, via, no, lasciamo. A parte la polizia che passa per controllare questi... E passa un spacciatori tossicodipendenti. Ma qualcuno passa. Ma anche loro devono vivere. Ma quando il parco è chiuso entrano lo stesso, quindi. No, non credo, ma sì, poi entrano. Da tutte le parti passano. C'è la villa lì, l'hanno sfatta. La Villa Chianini, è uno spettacolo. Ma l'hanno sfatta a momenti. Che in questo parco c'è tre cannelle d'acqua, ce n'è una che funziona. Quindi cominciamo dalle cose semplici. No, che l'ho detto stamattina a Ghinelli. Chi ha detto Ghinelli? Ha detto sì, ma ora si guarderà, ma insomma c'è tre cannelle d'acqua, non c'è nulla che funziona. Mi tengo in chiuso perché la gente è in via al bar. Per il centro di aggregazione. Lasciamo correre. Bene, speriamo allora che si faccia qualcosa. Piano viene fatto tutto. È ottimista. No. Ora lui è esagerato. Via. Non ce lamentiamo. Non ci lamentiamo, che piano piano ci daranno troppo. Sì, dei coglioni. Ma l'avete pagato? No, l'abbiamo pagato. Gli attori mi l'abbiamo trovati lì proprio. Bene, allora, Fabio, che pensate di portarci altre iniziative? Insieme anche a Davide abbiamo pensato che da maggio in poi si faccia questo, diciamo, questo allenamento collettivo con le persone, diciamo, appassionate di questo sport. Fra l'altro, dietro questa nostra indicazione, già nei giorni passati mi hanno telefonato diversi soggetti che vogliono iniziare. E noi abbiamo detto dal 2 di maggio iniziamo, perché sembra tutto facile, ma poi dopo le cose siamo dell'avviso che devono essere fatte con una certa... diciamo con un certo criterio e soprattutto essere poi pronti per poter operare, perché non è a dire le cose siamo facili, ecco, questo il sindaco ce lo può insegnare, poi dopo è la realizzazione che diventa un pochino più complicata, quindi direi di andare per gradi, poi ovviamente strada facendo si può riuscire anche a raggiungere dei risultati importanti, perché questo è nella norma, diciamo, delle cose, insomma, quindi noi la buona volontà ce la diamo, insomma, ecco. E la parco corsa è stato un inizio, direi di non essere il primo, l'inizio di questa iniziativa. Nel periodo estivo, se ci sono le potenzialità anche economiche, perché molto spesso queste vanno di pari passo, anche le iniziative.
era quella di fare anche una manifestazione in notturna proprio nel centro lì del Pionta, quindi farla nel periodo proprio estivo dove le persone possono convivere, stare insieme, quindi fare una serata diversa, particolare. Ma altri suggerimenti si erano fatti, si erano buttati là, la butto là, diciamo proprio come provocazione, eccetera. Buttiamo là, perché questi giochi senza frontiere sarebbero belli. Ecco, coinvolgere i quattro quartieri e fare i giochi senza frontiere due serate lì al Pionta per me sarebbe il massimo del massimo, perché veramente coinvolgeresti la città in toto in un evento particolare dove c'è proprio anche calore dal punto di vista, diciamo, dei quartieri. Quindi questa potrebbe essere un'idea. Un'altra idea era quella anche di portare una settimana completa le pizzaioli di Arezzo, quindi fare un discorso di pizzaioli lì, ognuno porta la propria iniziativa, la propria genialità anche nel fare certe cose. Insomma, cioè, lì sta un pochino, come dicevamo prima, che tutti insieme si riesca a raggiungere un certo risultato, un certo, diciamo, fine. Se tutti lavoriamo per quello si può raggiungere l'obiettivo. E io sono dell'avviso che il Pionta, effettivamente l'altro giorno ci andai, c'erano persone che prendevano il sole, i bambini che giocavano, quell'altro che invece faceva la passeggiata, il cane che lo portava a guinzaglio. Cioè, quindi effettivamente c'è una diversità di soggetti che possono avere interesse nel Parco del Pionta che in altre zone non ci sono. Central Park di Arezzo. Ecco. Questo. Comunque lui è bravissimo, cioè non lo dice, ma lui riesce a fare manifestazioni con centinaia di persone alla quale riesce a dare un'organizzazione e un ordine perfetto. Gli ho visto fare l'ultima che si è chiusa, a parte questa di lunedì dell'Angelo, a San Zeno. Incredibile, lui in 40 minuti ha premiato quante persone? Ma intorno a 150 persone. Sì. Premiate tutte, perfette, bravissimi. Antonio, il Pionta del futuro come lo vedi? Io lo vedo positivo, nel senso che con tutte queste iniziative, ripeto, spero che veramente i cittadini aretini lo possano rivivere tutti i giorni, insomma, con tutta una serie di iniziative, non solo nel periodo estivo ma anche tutto l'anno, insomma. È un parco che veramente è bello, merita e deve essere valorizzato e vissuto. Allora, in chiusura di trasmissione, Piero Franchini ha preparato 5 domande. Sì, perché è ghiotta l'occasione di avere qui il sindaco Ghinelli, e quindi ecco, io volevo chiedergli appunto alcune cosette di cui la gente parla in questi giorni. E quindi ecco, la scuola di Matrigna, ad esempio, no? Io ho visto che ci sono state tante iniziative da parte, anche da parte del Comune, che cerca di risolvere il problema. Ho visto che c'è stata un'interrogazione della senatrice Mattesini, appunto, e che ha portato, diciamo, più in alto questo problema, e io non lo so, questo potrà aiutare oppure? Ma se porta denaro, certamente che può aiutare. La scuola di Matrignano, diciamo che noi abbiamo avuto dei problemi per quello che riguarda la permanenza di questa struttura in quel luogo, ma non è che abbiamo annullato la possibilità dei genitori di portare i bambini, abbiamo pensato temporaneamente di spostarli alla Tricca. C'è stata una levata di scudi che ci ha come dire, suggerito di provare a percorrere una strada diversa, cioè quella di lavorare con costi paragonabili a quelli che comunque si sarebbero resi necessari per sistemare le stanze alla Tricca, per dare un miglioramento dal punto di vista strutturale nei confronti non soltanto della sismica ma anche delle azioni semplicemente statiche alla scuola di Matrignano. Ci si sta lavorando per vedere quanto è il costo e quanto tempo ci vuole per sistemare questa cosa. Dopodiché prenderemo una decisione, ne parleremo ovviamente anche con i genitori e con i responsabili scolastici per vedere se è possibile salvare quella scuola in quel luogo. Ora va anche detto che il numero di scuole materne dell'infanzia della nostra città rapportata alla popolazione è altissimo rispetto ad altre realtà che pure sono evolute dal punto di vista dell'assistenza del cittadino nei confronti dell'educazione dei bambini. Il nostro nuovo architetto ingegnere, che è il coordinatore dei servizi tecnici, l'ingegnere Farnè, che viene dal comprensorio molese, ha rilevato come i numeri di Arezzo siano assolutamente sovrabbondanti rispetto a quella che pure è una realtà evolutissima come quella dell'Emilia Romagna. Questo non vuol dire che dobbiamo per forza chiudere le scuole, però se si razionalizza l'utilizzo delle scuole si riesce a ottenere un'economia che alla fine fa bene a tutta la collettività, fermo restando che il servizio viene comunque fornito. Vediamo se si riesce a mantenerlo lì. Io vorrei fare una polemica con i cittadini.
Perché domenica al lunedì si è visto lo striscione lì al Parco Corsa, io non condivido, io se posso dire la mia la chiuderei quella scuola perché non ha un accesso impossibile, l'abbiamo già detto, perché via Anconetana a piedi non si può percorrere, quindi io un asilo lo farei in una zona in cui chi abita vicino ci va anche a piedi. Comunque, a parte questo, vedi, in questi giorni c'è il dramma della Cantarelli, si sta parlando di non so quanti posti di lavoro. Io, ecco, la polemica che voglio fare, mi sarei aspettato magari uno striscione a sostegno dei lavoratori della Cantarelli e non per una vicenda del genere, che ritengo che tutta questa attenzione sia assurda. E questo l'invito anche alla senatrice Mattesini, che forse si interessasse ai posti di lavoro, e sarebbe utile e importante per tutti. Allora, per proprio botte risposte, se no sì, andiamo troppo per vai. La botta della risposta è questa, cioè ad esempio, che dicono parecchi che il sindaco è stato cattivello nel chiudere questa casa di accoglienza, come la chiamavano, che poi è questa casa Berneschi a Campoluci. Sì, ecco, il sindaco poteva fare in modo diverso? No, assolutamente no, cioè a parte le mancanze di tipo formale che rappresentava questo sistema di accoglienza degli anziani, all'interno sono state rilevate delle deficienze dal punto di vista igienico-sanitario che hanno consigliato alla chiusura. Quindi non sono stato cattivo, ho semplicemente fatto quello che avrei fatto se avessi scoperto che un mio parente fosse stato, non trattato è una brutta parola, comunque non aveva tutte le garanzie che gli devono essere date quando sta in struttura. Dunque, in questi giorni so che ti sei incontrato con il commissario, ti incontrerai con i commissari della Volano le notizie, no? In realtà sì. Ieri. Sì, ecco quindi gli hai detto che fresco. Di pulire anche Arezzo? Sì, ora loro poverini non è che si occupano di pulire Arezzo. Perché se io mi fossi schierato da loro per fargli una richiesta del genere probabilmente avrei perso di credibilità. Comunque ho trovato tre professionisti molto motivati a fare bene il loro lavoro. L'unica cosa che mi ha sorpreso è che il prefetto gli ha dato un incarico per 3 mesi rinnovabile per altri 3 mesi. Cioè loro nell'arco di 6 mesi evidentemente devono riuscire a capire se questo contratto di servizio che lega lato Toscana Sud a 6 Toscana è corretto e se viene correttamente applicato e sviluppato. Diciamo, hanno un compito un po' limitato, ecco, non è onnicomprensivo come io speravo. Comunque sono persone che a me danno garanzia. Io ora sono molto più tranquillo. Quando sono diventato presidente del Lato io vedevo 6 Toscana come un mio antagonista, come uno che mi creava più problemi che opportunità. A sto punto, perché c'era tutta una situazione che poi abbiamo visto, c'è entrata di mezzo la magistratura e ha fatto e sta facendo pulizia. A me la presenza di 3 commissari lì, nominati dal prefetto di Siena, mi garantisce, io sono molto più tranquillo, perché so che quello che avviene lì dentro in questo momento è specchiato. Dunque, un ultimo problema è quello appunto, dei bus troppo la alti. La TM ha comprato questi bus e sono troppo alti. Che facciamo? Li seghiamo oppure sbassiamo? Perché si potrebbe anche segare. Bisognerebbe parlarne magari, ora parlarne con chi ha fatto l'acquisto, però chiaramente non si può pensare di rimandarli indietro, dobbiamo verificare la possibilità di fresare la strada, ma pertanto, quindi bisognerà fare una variazione importante nel piano stradale per rendere compatibile la strada ai mezzi. E la competenza di chi è? La competenza della strada è comunale, ma il fatto che non ci passino i mezzi non è certamente un mio problema. Grazie al sindaco Alessandro Ghinelli, grazie davvero. Grazie a tutti. A Fabio Sinatti, ad Antonio Martini, a Davide Faltoni, a Piero Franchini. Buonasera a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo.